Quando oggi ci rechiamo in visita per pregare e venerare le spoglie mortali di Padre Pio, non vediamo, forse come una volta, le tante lettere che a Padre Pio ancora oggi arrivano. Oggi a San Giovanni Rotondo arrivano lettere da tutto il mondo indirizzate a Padre Pio. Segno che per molti Padre Pio è vivo. Certamente lui è vivo in Dio, ma al mondo fisicamente è morto, ma molti lo vedono, lo sentono come vivo, perché la santità, che è la vita vera, la vita eterna nel Signore, appunto è sempre vita, e questo è bello. E questa riflessione ci introduce al racconto che Padre Guglielmo fa oggi, Padre Guglielmo Alimonti, appunto di un episodio che riguarda una lettera. Lui, proprio perché era conosciuto come figlio spirituale, amico, come colui che aveva facile accesso da Padre Pio, spesso, ecco, era preso di mira perché la gente gli consegnava la lettera, una richiesta, e lui faceva tutto quello che poteva. E così gli arrivavano e portava lettere di persone ammalate, lettere di altre persone che avevano altri problemi. Ma ascoltiamo quello che lui dice a proposito di un biglietto. E come sempre, Padre Guglielmo è a San Giovanni Rotondo, sta per partire, e prima di salutarlo, mentre va verso l'uscita, Padre Pio gli dice: «Guaglio, quella lettera la riporti a chi te l'ha data? Bella figura che ci fai!» Precisiamo che Padre Pio di quella lettera non sapeva nulla. Tra la vergogna e la riconoscenza, dice Padre Guglielmo, mi affrettai a consegnargliela. Ma cos'è questa lettera che Padre Pio, pur non sapendo nulla, la richiede a Padre Guglielmo? Mi era stato affidato il giorno prima di partire per San Giovanni Rotondo questo biglietto, dice Padre Guglielmo Alimonti. Lo misi in tasca e stavo andando via, ma la persona interessata mi pregò di leggerlo per correggere eventuali errori. Spiegai che non era assolutamente giusto né garbato da parte mia leggere un biglietto indirizzato a Padre Pio, ma quel signore insistette al punto che dovetti leggerlo. Un'occhiata veloce assicurai che andava bene così. Arrivai dal padre, continua Padre Guglielmo. Appena si presentò il momento opportuno, gli consegnai i vari biglietti che avevo con me. Quando gli porsi quello che avevo letto, si rifiutò di accettarlo e con voce decisa mi chiede: «Che c'è scritto?» Quindi Padre Pio aveva e sapeva che Padre Guglielmo l'aveva già letto. E Padre Guglielmo dice: «Rispondo semplicemente, padre, è per lei». E Padre Pio gli replica: «Lo so bene, ma dimmi, che c'è scritto?» Non aggiunsi spiegazioni né giustificazioni. Con imbarazzo riuscii a fargli accettare il biglietto. Vi aspetto domani, sempre qui, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!